200.000 euro per finanziare più di un mese di eventi. Infatti, il capodanno algherese si intitola Mes che un mes. Eventi, spettacoli, feste, concerti, rappresentazioni, mostre, addobbi pubblici, incursioni artistiche di piazza, vetrine animate e una grande scommessa per l'ultima notte dell'anno. Lara Taylor, giovanissima cantante spagnola, astro nascente della dance music internazionale, che lo scorso anno è stata consacrata dal capodanno di Ibiza. Arriverà con la Ibiza Bandit Band per un esplosivo spettacolo dance. Erano circolati altri nomi come guest star del Capdanì 2016 da Laura Pausini a Franco Battiato. Il messaggio del Comune di Alghero e della Fondazione Meta è chiarissimo. La notte di San Silvestro è festa e vogliamo far divertire la città, i giovani e i turisti con un artista di cui pochi sanno il nome, ma di cui tutti riconosceranno le hit. Hanno assicurato in occasione della presentazione del cartellone il sindaco Mario Bruno, l'assessore della cultura Gabriele Esposito, il presidente della Fondazione Meta Raffaella Sari e il direttore Paolo Sirena. Laura Pausini, che aveva detto di voler chiudere l'anno nell'isola, sarebbe costata oltre 400.000 euro. Battiato avrebbe raggiunto i 200.000. Con gli stessi soldi di Battiato animiamo la città per 40 giorni e lo spirito dei nuovi vertici di Meta è sposata dal comune. Sono coinvolte tutte le realtà artistiche e culturali della città e del territorio, è stato sottolineato, per un'offerta fortemente identitaria e votata ad attrarre nuovi flussi turistici anche fuori stagione. Alghero, la prima città della Sardegna, a presentare alla stampa la manifestazione per il Capodanno, confermato anche il tradizionale spettacolo pirotecnico del 31 dicembre. Gli allestimenti del centro storico avranno una firma prestigiosa, quella dello stilista Antonio Marras.